Oggi siamo qua a Firenze per manifestare la nostra solidarietà ai truffati delle banche. Noi cittadini lottiamo con fatica per sopravvivere perché siamo condizionati da debiti creati da un'elite al potere che li ha contratti a spese nostre. Chi ha creduto di mettere al sicuro i risparmi di una vita è stato truffato due volte. Dalle banche e anche dalla politica che ha scelto di aiutare i truffatori e non i risparmiatori. Buongiorno a tutti, io sono Giacomo Giannarelli, consigliere del Movimento 5 Stelle Regione Toscana e sono anche presidente della commissione d'inchiesta sullo scandalo Monte dei Paschi di Siena, il più grande scandalo bancario della storia, d'Europa e forse del mondo. Parlerò oggi dell'intreccio tra politica e banche che troviamo a tutti i livelli, dalla piccola banca cooperativa del territorio ai grandi istituti bancari. Per questo dico che ci sono delle inquietanti similitudini con quanto sta accadendo oggi con Banca Etruria e altre banche e con lo scandalo della banca Monte dei Paschi di Siena. È bene ricordarci alcuni aspetti della storia della banca Monte dei Paschi, una banca che nasce nel 1472, era una banca del territorio, dei senesi, una banca che ha resistito a carestie, ha resistito a guerre, ha resistito al fascismo, ma non ha resistito al sistema dei partiti ed in particolare ad un partito. In 20 anni hanno cancellato 600 anni di storia. Perché parlo di 20 anni? Ricordiamoci quest'altra data, 1995. La politica nel 1995 decide che la banca deve essere privatizzata e diventare una SPA, una società per azioni, ed è per questo che nasce la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che ne controlla e indirizza il 100% delle azioni. Comune di Siena, provincia di Siena, regione Toscana, Curia hanno da sempre, in modo diretto o indiretto, nominato membri della fondazione e quindi da sempre hanno avuto intrecci con la banca. Ed è per questo che noi, Movimento 5 Stelle, abbiamo chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta regionale che è stata istituita a fine anno 2015 e concluderà i suoi lavori nel maggio di quest'anno. L'abbiamo promesso in campagna elettorale proprio a Siena e l'abbiamo fatto vincendo le resistenze del PD. Noi facciamo quello che promettiamo, a differenza degli altri partiti che ormai non promettono più nulla, perché nessuno li crede più.